Nella sta cazzo di maglietta. Ed eccoci qui ragazzi, come avete potuto già vedere dall'intro, siamo al secondo giorno della settimana di schiena e petto. Quest'oggi andremo a fare, a differenza del primo giorno, quindi di lunedì, che avete già visto sul canale, mi raccomando andate a dare un'occhiata a tutte le altre giornate di allenamento. Stiamo facendo allenamento advanced, due volte a settimana per ogni gruppo muscolare. Quindi, torniamo a noi, iniziamo questa giornata, a differenza della prima di lunedì, con la schiena. Abbiamo iniziato con il petto la scorsa giornata, questa volta invece ci alterniamo e iniziamo con la schiena. Questo, diciamo, regime è quello che intendevo fare, o comunque tenere, per non stressare troppo lo stesso gruppo muscolare all'inizio. Che significa? Significa che iniziare tutte e due le volte con il petto, per esempio, potrebbe causare un po' di stanchezza nella parte del petto e di conseguenza non andare ad allenare la schiena bene allo stesso modo come se fosse la prima della giornata, perché veniamo già affaticati dalla prima parte del workout, che è quella di petto, quindi non riusciamo a dare, diciamo, il massimo in una delle due giornate anche per la schiena. Quindi facciamo questa piccola inversione, portiamo la schiena come prima parte allenante della seconda giornata di schiena e petto, in modo da allenarle bene tutte e due. Ora, come potete vedere, abbiamo già fatto un pull down. Potete anche effettuarlo tranquillamente alla lat machine utilizzando dei manubri singoli. E poi procediamo al pulley a mano singola. Anche qui vedete che prendo comunque le maniglie e effettuo questo movimento, che di solito è un movimento compound che ingaggia tutte e due le mani, con un braccio solo. Questo perché? Perché l'utilizzo di entrambe le braccia, comunque movimenti un pochino più compound, l'abbiamo già fatto lunedì. Questo perché? Perché variamo anche un pochino il tipo di esercizi che facciamo. Ora, probabilmente facendo un gruppo muscolare a settimana riusciamo a mettere più varietà degli esercizi. Qui, per forza di cose, dato che dobbiamo allenare bene o male le stesse cose due volte a settimana, dobbiamo variare un minimo su quello che è il nostro allenamento. Pulley, ci spostiamo al rematore, come avete già potuto ben vedere dal video. E anche qui, come potete notare, abbiamo un'esecuzione a braccio singolo. Quindi non andiamo a fare il rematore col bilanciere, che l'abbiamo già fatto la giornata prima di questa. E andiamo ad isolare un pochino di più la parte del dorsale su questa seconda giornata di schiena che andiamo a fare. A tempo, solo perché mi va, vi butto anche in mezzo un pochino di statistiche, diciamo, su quella che è la mia situazione attuale. Dato che vi avevo detto che vi avrei portato un feedback su quello che era il regime di allenamento, vi posso dire che comunque qualcosina di diverso lo sto notando. Ovviamente sono in una fase di massa, quindi come potete vedere dal video il grasso eccede un pochino su tutto il corpo. Comunque sia, la dimensione che raggiungete quando siete in massa con la definizione è impossibile da raggiungere. Passiamo alla seconda parte dell'allenamento, quindi petto. Per il petto ho deciso di iniziare con una panca inclinata. Questo perché? Perché, come dicevo già prima, diamo un pochino di varietà e poi, bene o male, il petto non cambia molto il tipo di esecuzione che si può fare. Rimaniamo un po' più sul facciamo più esercizi diversi possibili, in modo che non facciamo sempre gli stessi e non ci annoiamo a farli. Come avevo già detto nei video precedenti, e mi raccomando ragazzi, di nuovo andate a vedere i video precedenti dove ci sono tutte le giornate di allenamento, perché è importantissimo e ve ne sono completamente grato se lo fate. Mi raccomando, fate anche girare il video. Tornando a noi, l'allenamento deve essere funzionale a tutti gli altri giorni della settimana. Quindi che cosa significa questo? Significa che non potete andare a caricare di nuovo con il petto
le stesse cose che avete caricato lunedì. Questo che significa? Significa che se avete spancato 100 kg di piana il lunedì, seguendo l'allenamento che ho qui in descrizione nel video, non potete andare lì il giovedì, alla seconda giornata di petto, e sfondarvi come lunedì. Rischiate di mangiarvi. Ora, se avete dei buoni tempi di recupero, come li ho io, che il muscolo riesce a recuperare abbastanza in fretta e non sento particolari fastidi, potete azzardare a mettere qualcosina di più, ma non arrivate comunque al massimale che avete fatto lunedì. Non è, diciamo che non va a vostro favore. Non è, è un po' controproducente, sinceramente. L'esercizio che state vedendo è una panca piana alla Smith Machine. Questo perché? Perché a differenza della panca piana, dove preferisco caricare un pochino di più, in funzione di quello che ho detto prima, riusciamo ad avere un peso relativamente alto e a controllare un po' di più l'esecuzione. Proseguendo sempre con l'allenamento di petto, andiamo a effettuare una pectoral machine. Movimenti anche qui sempre controllati, mettete un bel peso, perché generalmente la pectoral machine rimane un pochino più semplice da fare. Comunque, proprio perché è la seconda giornata di petto, vi lascio a breve la mia reazione a caldo su quello che è stato allenarsi la seconda volta nella stessa settimana a distanza di 2-3 giorni, perché ho dovuto accorciare anche un pochino i tempi. Questo è quanto vi può bruciare il petto dopo che lo allenate in modo selvaggio per 2 giorni. A voi la riflessione a caldo che vi si presenterà tra poco. Ok, bene. Questa settimana l'altra giornata di petto non la faccio. E proprio perché mi sembrava veramente veramente poco quello che avevo fatto di petto, sono andato sulla pectoral machine e ho fatto un'altra serie, perché me ne mancava una. Non possiamo terminare quando ce ne manca ancora una, perché si è deboli. Bisogna essere forti e andare contro il nostro dolore e vincere anche contro di esso. Comunque ragazzi, il video sta per terminare. Volevo cogliere un secondino l'occasione per ringraziare tutti quanti. Ho visto che siamo saliti di iscritti, siamo quasi a 400 iscritti. Mi raccomando, se state guardando il video, prima di tutto sono veramente grato. Seconda poi, se avete un secondino, passate anche sulle mie pagine social, sul mio Instagram, su TikTok, dove posto contenuti praticamente ogni giorno, o almeno provo a postare contenuti tutti i giorni. Contattatemi se avete bisogno di qualche dritta, se pensate che avete qualche laguna e volete chiedere. Comunque sono un preparatore, quindi posso rispondere alle vostre domande. Per quanto riguarda il video invece, spero che vi sia piaciuto. Lasciatemi un like, anche un commentino, anche se negativo, non importa, è sempre apprezzatissimo. Attivate la campanella, rimanete sintonizzati per i prossimi video e per gli ultimi 2 giorni che andrò a caricare sul canale di questa scheda avanzata di bodybuilding. Io vi lascio a Emanuele in palestra e ci si becca al prossimo video. Ciao a tutti. Vabbè, tutto terminato. Mi raccomando ragazzi, seguitemi sul canale e ci si becca al prossimo video.